un pistone trasporta il pezzo linearmente, permettendo a un braccio robotico di posizionarlo all'interno del suo vano corretto. Successivamente il braccio robotico lo fa precipitare sul nastro trasportatore. I sensori rilevano se è presente il pezzo e questo nastro lo va a spostare sullo scivolo. Un successivo braccio meccanico lo va a recuperare e spostare su una base rotante. Sulla base rotante sono presenti dei sensori che vanno a rilevare il pezzo e a capire che tipologia di materiale è. In seguito a averlo spostato, un altro braccio ad asta viene fatto spostare e convoglia il pezzo su una base di lavoro. Sulla base di lavoro viene perforato se è di materiale alluminio. In seguito ad aver terminato il lavoro viene spostato su un braccio rotante e questo lo va a dislocare nella sua corretta confezione. E così si termina il processo.